tutti da Oltre lo Sguardo, benvenuti a questo nuovo appuntamento. E oggi voglio fare un extra, come vi ho detto già in altre occasioni, e oggi vi voglio parlare di questo aggeggio che con la fotografia non c'entra nulla, ma come ho promesso a tutti i miei iscritti, ogni tanto facevo un extra, quindi parlandovi di qualcosa che non c'entrasse niente comunque della fotografia e del video. E oggi appunto vi parlo di questo, ma tutto dopo la sigla. Eccoci qui, come ho detto già all'inizio di questo video, oggi vi voglio parlare di questo aggeggio, quindi AirTag, e cos'è, cosa non è. Ma prima di andare avanti, come sempre vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta che Oltre lo Sguardo inserisce un nuovo video. E detto questo, iniziamo. Questo è AirTag di Apple. E cosa fa, cosa serve? Allora, serve a non perdere nelle cose a cui teniamo, ecco, detta, perché video recensioni, cosa dice, a cosa serve, ce ne sono talmente tante, quindi non vi faccio una video recensione su cosa fa, su cosa non fa. Quello che io voglio fare nel dettaglio è appunto spiegarvi realmente a cosa serve e se può essere davvero utile. Allora, io ce l'ho attaccata a delle chiavi. AirTag è un GPS, cioè sta dentro, funziona col Bluetooth, GPS, cioè in realtà funziona con l'applicazione Dove di iPhone, e quindi compatibile su iPhone, dove può essere trovato qualsiasi cosa che è attaccata con lui. Chiaramente ciò che trovate non è, diciamo, il portale, le chiavi in questo caso, ma si trova l'AirTag. L'AirTag non è una spia, ecco, non potete spiare qualcuno che si sposta con questo nello zaino, è semplicemente un aggeggio che ci permette di trovare le chiavi, le chiavi o comunque qualsiasi cosa che abbiamo attaccato, perché a lui si può attaccare di tutto. Oltretutto, oltre all'AirTag, ho anche il portachiavino, diciamo, in gomma, dove si mette l'AirTag dentro. Ce ne sono di tutti i tipi, in pelle, in gomma, di tutti i tipi, di tutti i generi, di tutti i materiali. Io ho scelto questo classico, e si può attaccare di tutto. Ci si può attaccare a una fotocamera, si può attaccare le chiavi della macchina, le chiavi di casa, si può attaccare alle borse, se magari una ragazza una borsa, si può attaccare a tutto ed è molto comodo, utile, e non so, dipende dalle persone, da quello che vogliono, diciamo, fare. Però per chi magari spesso capita, come nel mio caso, di lasciare le chiavi qua e là, è utile, perché ci attacchi le chiavi, sai che che comunque le puoi perdere e le puoi ritrovare con AirTag. E mia considerazione, anche se comunque non c'è molto da dire su di lui, perché quello che fa è una sola cosa, quello di ritrovare ciò che è tutto attaccato a lui, quindi comunque per me è un ottimo prodotto, ma non perché è di Apple, ma perché ben fatto. Oltretutto, design bellissimo, perché di questo tipo aggeggi ce ne sono talmente tanti, ma fatti anche male, plasticosi. E il bello di questo AirTag è non tanto la funzione, ma anche il design, come è fatto, compatto, rotondo, piccolo. Il bello è anche che puoi dietro fare un'incisione. Io l'incisione mia non ve la faccio vedere, quindi però si possono incidere dietro al bianco qualsiasi cosa. E niente, detto questo, ciao a tutti da Oltre lo Sguardo.